In questa Pasqua vorrei guardare con voi due simboli della Pasqua. Vorrei raggiungervi per un augurio apparentemente un po' spiritoso, ma che poi pensandoci bene può essere anche profondamente spirituale. Se per spiritualità intendiamo la presenza dello spirito nelle realtà della vita, quello spirito primo dono del risorto che ha voluto rimanere sempre con noi, quello spirito che è all'origine di tutta l'avventura, un'avventura che è iniziata proprio qua, con il mistero dell'incarnazione, del verbo che si è fatto carne per rimanere e abitare in mezzo a noi. Ecco, alla luce di questa continuità nella storia della salvezza, vorrei guardare con voi due simboli. L'uovo e il coniglio. Ce ne sono tanti altri di simboli pasquali, l'agnello, di cui avremo modo di essere istruiti nella sua ricchezza per tutto il tempo pasquale dalla liturgia, il cero pasquale, le campane, tanti altri. Soffermiamoci su questi due per ora. Le uova di cioccolato o di altri elementi che in questi giorni ci vengono offerte e che noi offriamo si rifanno sicuramente all'uovo naturale, l'uovo della gallina. La gallina o la colomba o altri animali che depongono le uova lo fanno perché la vita possa continuare, perché la vita possa essere generativa e quindi è questa l'origine e la motivazione. L'uovo da cui nasce il pulcino è stato precedentemente fecondato dal gallo. Tutte le uova adesso, soprattutto quelle che troviamo nei supermercati, sono state fecondate da un gallo, ma quelle del pollaio di casa, poiché generalmente in ogni pollaio c'è un buon gallo, sono state fecondate precedentemente che al fatto che la gallina le deponesse. Quando l'uovo viene depositato, viene poi covato dalla gallina. Non è una lezione di scienze questa, ma ci serve per riflettere su questo simbolo. Quindi nell'uovo c'è già tutto quello che serve alla vita per svilupparsi, per crescere. C'è tutta l'energia e la forza della vita, pensate, in un ovetto così e anche in quelli più piccoli. C'è la vita in potenza, anzi direi in tutta la sua potenza. Perché la vita però si sviluppi, perché il pulcino possa all'interno di quest'uovo e in questi giorni quest'uovo chiuso ci richiama un po' anche al sepolcro chiuso, all'immagine che a volte troviamo anche nelle icone a forma di uovo proprio che ci richiamano al sepolcro. Bene, dicevo, perché la vita si sviluppi è necessario che l'uovo venga covato, che la gallina ci stia sopra con calma, con calore, con tempo, con pazienza. Ci vuole tempo, pazienza, calore, perché la forza, la potenza della vita si sviluppi all'interno anche delle realtà più banali, più chiuse. Mi viene in mente un'espressione che già più volte ho richiamato, l'antifona di Santa Caterina da Siena, nostra maestra, nostro riferimento di vita. L'antifona che noi cantiamo recita così: Virgo foves meritis. Il bellissimo verbo foveo, latino, indica proprio il momento del riscaldare, del covare, del tenere al caldo l'uovo. Indica anche questo verbo il tenere al caldo, tenere, pazientare, ma anche l'alimentare, il curare, il prendere tempo, occupare tempo per qualcosa. E allora mi piace pensare che il covare,
il Foveus sia il Foveus sia una dimensione nostra un po' carismatica, noi chiamate per carisma a manifestare il volto materno della misericordia del Padre. Occorre allora covare, tenere al caldo, aspettare, pazientare perché si possa sviluppare la vita, perché, come dicono le nostre costituzioni al numero 58, attraverso di noi Maria continui a generare figli nel suo figlio. Di Caterina quindi si dice questo in quell'antifona: Virgo foves meritis. Diciamo cioè che lei cova, tiene al caldo, fa maturare e poi custodisce e ci dona i meriti che Gesù ci ha guadagnato con la sua passione, morte e resurrezione, i doni di grazia, la grazia di essere figli, di essere salvati. In parole semplici, Gesù ci ha fatto dei doni con la sua passione, morte e resurrezione, e la preghiera, la nostra e ora quella di Caterina, e la sua intercessione ce li porge, ce li avvicina, ce li rende fruibili, possibili. Così noi siamo chiamate a covare, a custodire le realtà fecondate di vita, perché questa possa battere e a volte faticosamente, ma sempre schiudersi. Per questo però ci vuole discernimento, perché, come dicevo prima, non tutte le uova sono fecondate e ci vuole discernimento allora per riconoscere le realtà che sono state fecondate dallo Spirito, come le uova riconoscere quelle che sono state fecondate dal gallo. Non tutte le realtà che coviamo, cioè di cui ci occupiamo, sono generatrici di vita. Allora, che non ci capiti di occuparci, di dedicare tempo a uova non fecondate, a realtà e a situazioni che non hanno in sé il germe della vita. Certo, avremo tra le mani un buon uovo da mangiare e anche in fretta, perché poi l'uovo quando passa tempo ed è vecchio non è più buono, può anche far male addirittura, ma nulla di più. Nulla di più che un uovo da mangiare per tirare a campare, per sopravvivere. E allora puoi avere un uovo da cucinare per tirare a campare, per andare avanti, o un uovo da covare perché fecondato dallo Spirito, dalla vita, per guardare oltre nella vita, per generare altra vita. È un discernimento importante da fare a cui l'uovo ci richiama. Ecco allora cosa succede. A un uovo ben covato e già fecondato, rispettando le leggi del tempo e del calore. Guardiamo con attenzione questo video che di seguito vi propongo e osservate come la vita batte all'interno dell'uovo e come la stessa forza della vita che batte apre l'uovo, lo spacca e apre l'esistenza a una nuova possibilità. You are my.
L'altro simbolo della Pasqua è il coniglio. L'animale del coniglio che spesso costituisce un addobbo della nostra Pasqua. Che strano, il giorno di Pasqua, pensando alla forza dell'amore che vince sulla morte, alla potenza della vita, noi abbiamo come riferimento il coniglio. Coniglio che è un animale per definizione pauroso, si dice anche quello lì è un coniglio, è pauroso, è fifone come un coniglio, non ha coraggio. È proverbiale dire quando uno è così sei un coniglio. Ma un altro significato però diamo al coniglio quando lo usiamo proverbialmente e diciamo fa figli come conigli, proprio perché il coniglio è un animale molto, molto fecondo, molto generativo. Allora, queste due realtà messe insieme, paura e generatività, fifa e fecondità. Che strano. Sì, perché la fifa, la paura, ti apre all'incontro e l'incontro è la sorgente della generatività. Allora, loro l'hanno capita come funziona la vita. Nella paura non si chiudono, ma si aprono all'incontro con l'altro da cui poi prolifera la vita. La paura allora è sorgente di vita. Sì, è sorgente di vita. Noi stiamo in questo anno formativo del cammino di provincia riflettendo proprio su come paura e generatività possano diventare un passaggio necessario. La paura aperta diventa affidamento, proprio come ha fatto Gesù, che quando aveva paura nell'orto degli ulivi non si è chiuso, ma si è aperto, si è affidato al Padre. E così nella morte si affida al Padre e Lui lo fa risorgere, Lui gli ridà vita, la vita che è quella presenza dello Spirito a cui facevamo riferimento prima. Allora la paura si apre all'incontro, alla generatività, all'abbondanza della vita. Bene, con questo coniglietto che abita qui sul nostro terrazzo a Napoli e quartieri spagnoli e lui è qua per educare i bambini alla relazione, all'affettività, alla cura. Bene, con questi simboli della Pasqua che ci accompagneranno in questi giorni, il coniglio e l'uovo, vi auguro di cuore una buona Pasqua e tanta vita, sì, davvero vita in abbondanza, quella vita che sappiamo può nascere anche dalle realtà più chiuse, più apparentemente morte, ma in realtà se fecondate, come abbiamo detto, sono sorgenti di vita. E allora vorrei che l'augurio che ci scambiamo in questi giorni, anche tra di noi, con la gente delle nostre comunità, sia buona Pasqua e tanta vita.